Fanciulle e fanciulli, questo è l'attesissimo video sulla mia skincare routine night and day. Appunto, ve ne parlavo nei riti di bellezza e mi avete detto: sì, fai il video sulla tua skincare. Allora volevo farvi vedere tutti i prodotti che uso. E vorrei dirvi che da quando, ormai è un mese e mezzo, da quando mi strucco tutti i giorni, tutte le sere, ho avuto dei cambiamenti incredibili. Cioè, ogni giorno noto dei miglioramenti veramente pazzeschi. Se qualcuno me l'avesse detto 20 anni fa, struccati tutte le sere, mi sarei risparmiata 20 anni di brufoli, di pelle impura, a volte di disagi, perché comunque un brufolo può anche crearti dei disagi quando stai in mezzo alle altre persone. Magari l'avessero detto: mamma mia, come sta piovendo, ma c'era il sole prima. Vabbè. Magari qualcuno l'avesse detto a me: struccati sempre. Vi raccomando, adesso vi romperò le scatole all'infinito, struccatevi, cioè vedrete i risultati, i miglioramenti, vedrete tutto, un cambiamento incredibile della vostra pelle. La mia pelle non è mai stata così compatta, non è mai stata, i pori si sono richiusi, veramente non ho mai avuto una pelle così luminosa come da appunto un mese e mezzo a questa parte che mi sto struccando sempre. I prodotti che uso. Alla sera, partiamo dalla sera, sì, quando sono truccata, strucco gli occhi con questo qua, che è lo struccante di Sephora, me l'hanno regalato, boh, non mi ricordo quando, e uso appunto, strucco questo, perché non voglio che comunque il mascara, l'eyeliner, tutti i colori vadano a contatto anche con tutto il resto della pelle e me la sporcherebbero di più. Quindi strucco solo gli occhi con uno struccante. Adesso vabbè, sto usando questo qua perché volevo finirlo, perché sto cercando di finire tutti i prodotti che ho in bagno. Voglio fare una pulizia e infatti sto riuscendo piano piano a smaltire tutto quello che ho. I trucchi, vabbè, non riuscirò mai a smaltirli, ma almeno i prodotti compro solo quando finisco. Quando finirò tutto, comprerò cose nuove e quindi avevo questo qua, adesso sto usando questo, tanto è piccolino, appunto sta finendo e così almeno lo facevo fuori. Quindi strucco quello lì sugli occhi, poi prendo il mio Clarisonic, vi lascio qua sotto nel box informazioni i miei due video precedenti dove spiego il Clarisonic. Tantissimi mi chiedono dove comprarlo, io l'ho comprato in America, quindi non saprei consigliarvi. Se qualcuno di voi l'ha comprato, scriva qua sotto dove l'ha comprato sul sito, se si è trovata bene o male, così magari potrò aiutare anche altre fanciulle. Comunque ci sono i due video dove spiego tutto. Prendo il Clarisonic, uso questo che è della Garnier, che si chiama Pure Active Fruit Energy Gel Purificante Energizzante. E questo è appunto specifico per pelle con imperfezione, efficace e piacevole. E ne metto, ormai sta finendo, ne metto una pusciata su Clarisonic, lo smuovo col dito, faccio un po' di schiumetta e poi lo passo appunto il mio minuto su tutto il viso. Anzi, profuma di agrumi, perché questo qua è un profumo di agrumi pazzesco. Infatti è energizzante, perché soprattutto la mattina sentire un profumo di arancia mi dà, a parte l'acquolina, mi dà subito il buon umore. Mi piace anche per la profumazione. E appunto lo metto su Clarisonic, pulisco tutto il viso e vado a letto. Cioè lascio praticamente, no, no, l'ho lasciata di là. Mi spruzzo l'acqua, quella di Caudalie, ma può andare benissimo anche l'acqua di Avène, perché comunque l'acqua di Roma è molto calcarea, quindi non voglio che rimanga solo l'acqua del rubinetto. Quindi mi spruzzo l'acqua di Caudalie, lascio che si asciughi. E la mia pelle si deve arrangiare da sola, come vi spiegavo in un altro video. Voglio che la mia pelle sia libera da tutto, non voglio che abbia creme, non voglio che abbia niente. In questo periodo mi va così, quindi procederò così. Poi magari più avanti metterò una crema notte, un contorno occhi, ma in questo periodo preferisco che la mia pelle si arrangi, riequilibri un po' da sola tutto quello che deve essere riequilibrato. Quindi vado a letto tranquillamente così. Alla mattina cosa faccio? Quando faccio la doccia, riprendo questo sapone, riprendo Clarisonic, una pusciata, sempre col dito, passo il mio minutino, sempre il Clarisonic. Ah, vi raccomando, il Clarisonic deve
deve appoggiarsi alla pelle, deve così passare delicatamente sulla pelle, non dovete premere per far funzionare il clarisonic. Infatti tanti ragazzi dicono: "Ah, ma è aggressivo". No, voi dovete semplicemente farlo scivolare sulla pelle e lui fa tutto. Anzi, io che ho la pelle sensibilissima, prima usavo le setole, quelle azzurre, che sono le più delicate in assoluto, adesso sono ritornata ad usare le setole bianche perché quelle erano fin troppo delicate. E figuratevi che io adesso lo sto usando 2 volte al giorno. Prima lo usavo solo una volta al giorno, quindi pensate un po' quanto è delicato. Comunque, uso questo, poi quando esco dalla doccia, eventualmente se ho ancora delle tracce magari di trucco sull'occhio, prendo la Bioderma, che è questa qua che trovate in parafarmacia, e la passo sugli occhi, mi strucco, quindi la passo anche velocemente sul viso, e poi uso questo qua che è la crema Olatz, ve l'ho già fatta vedere, e si chiama Olatz Regenerist Wrinkle Relaxing Complex. Mi sto trovando benissimo, me ne sono follemente innamorata, a parte il profumo di frutta buona che ha, che mi piace da matti, ma poi ha una consistenza molto cremosa. Quando voi l'applicate sul viso dite: "Oh mamma mia, non si asciugherà mai", non fate in tempo a dire mai che la pelle l'ha assorbita, perché è molto cremosa. Quindi quando l'applicate sul viso dite: "No, questa non si asciugherà mai", non fate in tempo a pensarlo che la pelle l'ha assorbita completamente, vi lascia il viso come se aveste la cipria HD, cioè vi lascia il viso tutto compatto e quasi opaco, non so, come se fosse patinato, come se fosse photoshoppato. Perché appunto questa qua nella pubblicità dice che fa sparire le rughe, infatti c'è la pubblicità dell'occhio con la ruga e dopo 10 minuti che ha applicato questa crema la ruga è sparita. Ecco, io non sono mai stata lì a vedere questa cosa qua, però da quando uso questa crema tantissime care fanciulle mi dicono: "Ma ti sei fatta il Botox?". No, non mi sono fatta il Botox, a parte che il Botox si fa dagli occhi in su, non si fa dagli occhi in giù, quindi tutte quelle che mi dicono ti sei fatta il Botox alle labbra, magari dovrebbero informarsi prima di così puntare il dito, perché non è che poi te lo chiedono: "Ma per caso hai fatto qualcosa?". No, ti dicono: "Tu hai fatto, è impossibile che tu". No, non ho fatto niente, per ora non ho fatto nulla, poi se in un futuro, fra 5-6 anni, quando sarò cadente, lo farò, è un altro discorso, perché anzi, guardate, chi ha fatto il Botox, questo non può farlo. Perché vedete queste rughe, non può farlo. Chi ha fatto il Botox, questo non può farlo. Questo non può farlo. Ecco, non ho le rughe perché ho delle bellissime luci che mi sparaflashano la luce e che quindi non mi fanno comparire le rughe. E poi perché non ho mai fumato in vita mia. Anzi, vorrei aprire una piccola parentesi per tutte le giovani fanciulle. 14, 15, 16 anni, non ci si sente più grandi solo perché si fuma. Anzi, io nel mio gruppo mi sentivo la più faiga proprio perché non fumavo. Cioè, io mi sentivo faiga perché ero l'unica del gruppo che non fumava, quindi io mi distinguevo dalla massa, invece tutte le altre lì a fumare per sentirsi più grandi. No, metà mondo vuole smettere di fumare, metà mondo inizia a fumare. Non iniziate, perché tanto poi prima o poi vorrete smettere. Non iniziate, a parte la salute che fa malissimo, lo sappiamo tutte, fa venire le rughe, fa venire i denti gialli, rende la pelle grigiastra, rovina le dita, appunto col calore, col giallo. No, cioè, non vale la pena. Non è una cosa che fa bene in nessun modo. Non iniziate, tanto poi vedrete che vorrete smettere. Proteggete la vostra pelle, almeno se non lo volete fare per le malattie che dite: "No, tanto a me non succederà mai", fatelo almeno per la bellezza, no? Comunque, io non ho mai fumato, non bevo alcolici, non prendo il sole da 20 anni. Nella mia famiglia non ci sono persone che hanno delle rughe, anche mia mamma e mio papà non hanno particolari rughe. Quindi ho un fattore genetico, in più l'aiuto anche con fumo, sole e alcol. Con l'alimentazione no, perché è un disastro la mia alimentazione, anche bevo pochissimo, però vabbè, almeno su alcuni punti
sicuramente avrà agito questa cosa qua di avere meno rughe delle persone della mia stessa età. Però da quando uso questo qua, molte più persone me l'avete chiesto, quindi dico magari anche in merito di questa crema qui. Comunque, quindi mi strucco col bioderma, poi metto questa qua su tutto il viso e basta, poi appunto procedo a truccarmi. Quando invece non mi trucco, ma non ho voglia di struccarmi, fare tutti questi procedimenti qui, uso semplicemente la bioderma su tutto il viso, giusto per togliere tutte le schifezze. E invece da 2 giorni a questa parte ho usato invece della bioderma questa, che è nuova, che me l'ha regalata la mia amica Tamara. Ciao Tami! Me l'ha regalata per il compleanno, appunto non l'avevo ancora aperta perché avevo altri prodotti da finire e quindi ho aspettato. Questa qua è la lozione al pompelmo per pelli miste e grasse. Ed è della Sisley ed è una lozione tonico al pompelmo con un basso contenuto di alcol, delicato e astringente, ideale per la pelle mista e grassa, utilizzare mattina e sera senza coloranti. Vi dico, lo so che non è carino da dire, le orecchie. Queste 2 sere non ero truccata, ho passato questo qua, il cotone sulla pelle. Nero! Quello è tutto quello che abbiamo noi sulla pelle, cioè vi rendete conto? Io che non mi struccavo mai, neanche quando ero truccata, cioè era, il cotone era nero, ora non so se è questo qua, perché quando uso solo questo non è così nero, ma proprio nero, invece con questo qua è uscito proprio il cotoncino nero! Ho detto vabbè, comunque, questi sono tutti i prodotti che uso mattina e sera, però come vedete stanno finendo sia questo qua che questo qua, quindi... E anche questo qua perché ormai lo sto usando da un paio di mesi, mi sa che fra un po' ci siamo. E quindi prossimamente, penso prossimo mese, avrò una skincare completamente differente. Infatti ho dei nuovi prodotti che userò al posto di questi qua. E vi aggiornerò sulla mia nuova skincare routine giorno e notte. Spero di avervi tenuto compagnia. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle e fanciulli, ciao! Applico il blush, uso questo qua di Elf, il Contouring Blush and Bronzing Powder, che è, non si sa, comunque questo duo lo conoscete tutti, è appunto il marrone con il salmoncino, e faccio un leggerissimo contouring con il marroncino.